Ciao, bentornato nel mio canale YouTube, o benvenuto se per te è la prima volta, canale YouTube dedicato all'armonica blues, all'armonica diatonica e sul mio sito internet lezionidiarmonica.it. Quella che hai appena ascoltato è un'armonica in tonalità di re. Proprio di questa tonalità di armonica voglio parlarti oggi. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale se ancora non sei iscritto. Premi perciò sul pulsante iscriviti e attiva anche la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Poi, se visiti il mio sito, troverai un sacco di lezioni, molto materiale per imparare a suonare, per avvicinarsi al mondo dell'armonica, i miei corsi, le mie proposte formative. Partiamo subito e conosciamo l'armonica in re, lettera D. Tra le tonalità di armoniche che utilizziamo comunemente, possiamo dire che quella in re è quella che si avvicina di più a quella che tutti conosciamo in do. Effettivamente, l'armonica in re, ti ricordo lettera D, quella è la lettera riportata sulla targhettina, ha le note che sono tutte spostate di due semitoni o un tono in avanti, in su, verso quelle più acute. Quindi, per esempio, quando soffio il foro 4 sull'armonica in do, ottengo un Do, quando soffio il foro 4 sull'armonica in Re, ottengo un Re. La stessa cosa che ottengo quando invece aspiro il foro 4 sull'armonica in Do. Do, Re, Re, Mi. Quindi tutte le note sono spostate allo stesso modo. Ti dicevo quindi, l'armonica in Re è molto simile all'armonica in Do. Andiamo a vedere adesso quali sono le note che otteniamo quando soffiamo e quando aspiriamo in questo strumento. Se soffiamo sui fori dell'armonica in re, otteniamo le note dell'accordo di re maggiore, re fa diesis la. Se soffiamo contemporaneamente su tre fori, otteniamo accordi di re maggiore o dei rivolti di questo stesso accordo. Rivolto non è nient'altro che l'accordo dove l'ordine delle note è diverso da quello originale. Quindi, per esempio, invece di re fa diesis la, avremo fa diesis la re, oppure la re fa diesis. Comunque è sempre l'accordo di re maggiore. Quando invece aspiriamo sui primi tre fori, otteniamo l'accordo di quinto grado, che è quello di la maggiore, formato dalle note la, do diesis, mi. Aspirando invece sui fori da 2 a 5 otteniamo l'accordo di La settima. Vediamo poi se abbiamo altri accordi. Abbiamo l'accordo di Mi minore aspirando sui fori 4, 5, 6. Stesso accordo che troviamo aspirando nei fori dall'8 al 10, quindi gli ultimi tre. Data la caratteristica dell'armonica in re di risiedere tra le armoniche più acute, io personalmente preferisco utilizzarla per suonare a soli, quindi melodie. Piuttosto che per suonare gli accordi. Per esempio, per imitare il treno, preferisco di gran lunga un'armonica come questa in sol. Sono un po' anche gusti personali, però io per quanto riguarda il chugging, quindi alternare accordi e melodie o imitazione del treno, preferisco le armoniche più gravi, quindi quella in sol, quella in la, trovo che questa in re sia già squillante, quindi vada meglio, ripeto, per quello che è il mio gusto, la mia esperienza, per suonare melodie. Per quanto riguarda le tonalità delle canzoni che possiamo suonare con l'armonica in re, possiamo suonare tranquillamente canzoni in re maggiore in prima posizione, possiamo suonare bene anche canzoni in mi minore
in terza posizione, canzone in fa diesis minore in quinta posizione e sicuramente canzoni blues e maggiori in seconda posizione, quella che si chiama anche cross harp. In questo caso suoneremo canzoni in la maggiore, ma soprattutto dei blues in la, quindi con l'armonica in re suoniamo solitamente il blues in la. Il blues in la è abbastanza diffuso, quindi per esempio io nel mio repertorio utilizzo poco l'armonica in re, e invece quando dobbiamo suonare i blues la tiro fuori, perché so che il blues lo suoniamo spesso in mi, in sol e anche in la, quindi utilizzo l'armonica in re in seconda posizione. Bene, questa era la presentazione dell'armonica in tonalità di re, quindi se hai intenzione di costruirti un set standard di armoniche da portarti in giro, da provare a suonare, il re direi che può entrare tranquillamente a far parte di quelle 6 o 7 armoniche che si comprano normalmente, quindi il do, il la, il sol, il re, il fa, poi ognuno fa un po' quello che vuole, io cerco di darti dei consigli, ecco, quindi l'armonica in re è una di quelle che solitamente troviamo nelle cassettine porta armonica di qualsiasi musicista. Bene, io spero che questo video ti sia stato di aiuto, di averti dato delle buone informazioni e ti do appuntamento qui sul mio canale YouTube e sul mio sito lezionidiarmonica.it. Naturalmente invitandoti anche a contattarmi se vuoi avvicinarti al mondo dell'armonica o se già la suoni, se vuoi provare a fare qualcosa di diverso, migliorarti, io sono qui. Ti auguro tanta buona musica, ci vediamo presto. Ciao!